Altri 705 nuovi casi di età compresa fra i 5 mesi e i 97 anni si aggiungono ai positivi al Covid in Abruzzo. Il dato emerge dall'analisi di 4.648 tamponi, con una percentuale di positivi rispetto ai test eseguiti che si attesta al 15,16%. I positivi con età inferiore a 19 anni sono 102, di cui 43 in provincia dell'Aquila, 7 in provincia di Pescara, 20 in provincia di Chieti e 15 in provincia di Teramo. Resta alto il numero dei decessi, 10 nelle ultime ore, a cui se ne sommano altri 8 avvenuti nei giorni scorsi, ma comunicati dall'ASL soltanto nella giornata odierna. Il totale delle vittime da marzo ad oggi è di 739 e i decessi recenti sono ancora di persone molto adulte, di età compresa fra i 63 e i 95 anni, a conferma che, come a primavera, gli anziani o le persone con patologie restano le categorie più esposte a forme gravi di contagio. Fortunatamente contenuti i nuovi accessi in terapia non intensiva, 3 in più rispetto a ieri, per un totale di pazienti ricoverati di 661. 75 più 1 rispetto a ieri sono coloro i quali hanno necessità di terapia intensiva, mentre 14.642 più 512 rispetto a ieri sono in isolamento domiciliare. Mentre 171 sono le persone dimesse o guarite. Gli attualmente positivi in Abruzzo sono 15.378 più 516 rispetto a ieri. La provincia dell'Aquila continua ad essere la più martoriata da questa seconda ondata Covid. Del totale dei positivi, 7.387 sono infatti residenti in provincia dell'Aquila, più 301 rispetto a ieri, 4.334 in provincia di Chieti, più 86, 4.498 in provincia di Pescara, più 102, 5.911 in provincia di Teramo, più 209 e 216 provengono da fuori regione, per 201 sono in corso le verifiche sulla provenienza. Problematiche maggiori, assessore, restano nell'Aquilano e nel Teramano in questo momento? Ma nel Teramano abbiamo un numero elevato ancora di contagi e quindi ancora di più dobbiamo aggredire questa situazione. Stanno nascendo altri focolai, specialmente nell'RSA e nelle situazioni dove c'è un maggior numero di fragilità. Quindi un'attenzione da parte dei medici delle USCA e sono convinta che a breve riusciremo ad avere un monitoraggio ancora più completo di tutte le criticità.